Dopo una pandemia che ha stravolto i percorsi diagnostico-terapeutici e rallentato moltissimo quello che è il processo di diagnosi nella prevenzione cardiovascolare, credo che sia tornato il momento di ritornare, diciamo, da dove ci eravamo lasciati. Vale a dire, dobbiamo tenere presente che la causa di morte primaria nella nostra società è la malattia aterosclerotica. La malattia aterosclerotica si basa sulla presenza di fattori di rischio, quali il colesterolo alto, la pressione alta, il fumo di sigaretta, la genetica, la vita sedentaria, il diabete, e tutte queste cose agiscono per, diciamo, costituire quello che è il danno d'organo, vale a dire la presenza a livello delle arterie di placche aterosclerotiche. Bene, la proposta che noi facciamo in ambito di prevenzione cardiovascolare è quella di accorpare alla comune visita cardiologica fatta di elettrocardiogramma e valutazione fisica del soggetto anche quella che è la ricerca nelle arterie delle placche ateromasiche, associando alla visita cardiologica l'eco color Doppler dei tronchi sovraortici insieme all'eco color Doppler della aorta addominale e delle arterie femorali. Noi riusciamo ad aprire una finestra sulla malattia aterosclerotica e stratificare meglio il rischio cardiovascolare.